altro schermo. Shh, ragazzi, silenzio. 3, 2, 1. Eccolo. Allora, voi sei tu. Benvenuti in una nuova live. Oggi è una serata horror in tutti i sensi. Oggi sarà una cosa brutta. Anzitutto perché trasmetto io, ma soprattutto perché probabilmente questa sera non ce la faremo in alcun modo a sopravvivere. No. L'ottimismo, il profumo della vita. Ma non sono da solo a non sopravvivere stasera, ma sono in compagnia di tutti voi, anzitutto dal capozone di tutta la baracca qua, che ho l'organizzatore di tutto, Yaker. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla serata non survivor, come dice Alfie. No, siamo già morti, è inutile che siamo già morti. Poi ciao ragazzi. Ciao Luca, benvenuti in live. E poi c'è Null, che è anche lui. Buonasera, sì. Già da nome, nulla. Bando all'ottimismo proprio, più io sfrenato. Leggo il nick. E poi, a grande richiesta, c'è il Grillo. Buonasera. Grandissimo ritorno. Era ora. Bentornato Grillo. Allora, caro... Serata, siamo morti, dice. Caro capozona, prima che partano là i 15 minuti. Innanzitutto, quanto è durato lo schermo nero, giusto? Vabbè. No, vai tranquillo. O me lo dirai e spiega come moriremo stasera. Allora, innanzitutto siamo arrivati all'ultimo capitolo di Resident Evil Outbreak, versione PlayStation 2. Ricordiamolo che giochiamo tramite il server e il netplay che era previsto, insomma, in questo gioco. Quindi siamo proprio collegati nei server privati, ognuno gioca dal suo PC. Siamo arrivati all'ultimo capitolo, che si chiama Decisioni, lo dico in italiano, e è naturalmente il capitolo più difficile, nel quale bisogna creare una specie di antivirus, un famoso Daylight, insomma, con le fiale di questo antivirus per salvare il mondo. E c'è tanto da esplorare, c'è tanto da schivare, perché ci sono, insomma, zombie e mostri vari, fino al boss finale, Thanatos. E che dire, tuffiamoci nell'avventura, io vi farò un po' da guida e voi sarete i temerari che cercheranno, insomma, di salvare il mondo come in ogni live che facciamo. Sì, sicuramente, sperando che vada tutto per il previsto. L'ultima volta ho partecipato anch'io, ero presente, e come se me lo ricordo, perché abbiamo finito pensando che eravamo morti. In realtà eravate morti tutti quanti, io ero ancora in vita, però vabbè, dai, questo non sa giocare, inutile che andiamo avanti, concludiamo la live e tutto. All'improvviso trovo dove dovevo andare e mi sono messo a fare bellissima la sopravvivenza più totale. Ora speriamo di non ridurci in queste condizioni, o sì, ma sperando di sopravvivere. Le premesse, da come le hai detto tu, sono piuttosto difficili, e speriamo di... Ma sì, dai, partiamo. Innanzitutto devo salutare... Di combinare qualcosa di buono. Ma sì, ce la faremo. Io devo salutare Ragin, sono minacciato di andare via. Ciao Giuseppe, rimani con noi. Saluto Maurizio, Mirko, Peppe, stanno arrivando tutti, come sempre. Oh, Ale, partiamo, dai. Vado. Vai. Con coraggio. Ce la faremo. Di Dio. In questi tempi è meglio non dirlo. Infatti, ma date le parole del bocca. Comunque, giocone, ragazzi. Alla fine ci siamo divertiti a portare questa saga. Siamo pronti per il capitolo 2, il file 2. Quindi, assolutamente. Che succede se non lo passiamo stasera? Intanto, quando arriva un salvataggio, salvalo. Quindi, appena vedi una macchina da scrivere, approfitta e scrivi. E scrivi. Ma sicuro. Ah, sarà divertente, perché io non mi ricordo neanche un pulsante, quindi nemmeno io. Totalmente random. Mi dice che mi mancava questo gioco, in effetti ci mancava uno stesserale. Grande Peppe, benvenuto, bentornato.
Quanto è passato? Un anno da quando ci ho giocato l'ultima volta con voi? Giugno l'abbiamo fatto. Sì, ma io giugno lavoravo, quindi non credo che era maggio, lei sa, perché a giugno già eravamo in vacanza. Mentre voi eravate in vacanza, io lavoravo. Non c'eri a quella di maggio? No, questo è il cattivo, bravo Grillo. Thanatos è lo. Vabbè, dai, è cieco, non ci prende. Beh, un magari pochino di occhio ce l'aveva. Eccoci, questi siamo noi. Che schifo. Siamo già morti. Si deve fare la speranza dell'umanità, guarda. Che grafica, ragazzi. Che grafica, anche altro che Last of Us. Ho fregato un foglio per scrivere 4 righe. Siamo cresciuti così, quindi. Ma questo sarebbe uno di noi? Sì, mi somiglia. Quando avevi i capelli. Ma questo è in una epidemia zombie, tutto vestito bene, tutto pulito. Da desci tu fuori. Ma buffet, bisogna cervello con eleganza. Che riavviare il patibolo, ragazzi. Che spettacolo, ragazzi. Beh. Io ho preso quello che si chiama come me, quindi non so per cosa. Il primo della lista. Eccoci qua. Allora, ragazzi, in fondo. Ok, io sono quello che sta a petto nudo. Cioè, cercate di stare vicini, in modo che vi vedano anche in live. Ragazzi, dovete andare alla. Andiamo qua, a questa porta, dai, andiamo. No, dovete andare a quella opposta, però pure da lì potete fare. Ah, ritorno indietro? Non aspetto qua, torno indietro. Io sono. Tornate indietro, va. Attivare l'ascensore? Vai. No. No, ma è presto per andare lì. Dobbiamo prima andare nell'altra stanza. Quindi se uscite fuori, Alessandro. Qual è questa qua, vuoi? No, nella hall. Ma io vedo un cowboy che è rimasto da solo. Chi è il temerario? Ah, sei tu? Sì, perché hanno detto che tornava indietro, quindi. Ok. No, volevo vedere. Però forse hanno ragione loro. Io no, Alessà, devi andare. Alessà, devi andare in quella stanza lì di fronte a te. Dove stavi prima? E continua a dire elfimi. Ah, forse sono io. In fondo, Alessà. No, in fondo. Destra? In fondo lì, dove sei? No, adesso stai andando verso di loro. Devi girarti e andare dall'altra parte. Ah, dove? Ragazzi, come si... In fondo. Come dovrebbe si mette essere... No, di là, a destra? C'è questa un'altra stanza? Ah. Lì una porta, lì una student room o qualcosa del genere. Io ho due iron pipe, due mazze di iron. Come faccio a darvene una? Però così non vedono Alessandro. Se li raggiunge, andate tutti insieme, forse è meglio. Ragazzi, tornate nella hall della stanza, dai. Sì, così. Ho detto tutto. Come si usciva dal... Come si esce dal menu? Come si respira? Chi si ha? Ragazzi, seguite Alessandro, va. Ah, avete trovato per caso una... Yes. Sì. Ascoltate, ma... avete. So io, un attimo, stavo a cercare... Ma ricordo i pulsanti, ragazzi. Ascoltate, ma avete trovato per caso là dentro una mappa dell'edificio? Ok, non era quella. Andiamo. Ecco. Arrivano i zombie. Io direi famo un dribbling. Cosa fa? Entrate in quella stanza dove sta entrando Alessandro. Attenzione, che qui dentro c'è un leaker. Quelli che vanno a quattro zampe con la linguaccia. Aspettatemi, amici. Ah, ok, si entra con la X, non col cerchio. E comunque ancora... mi sa che farò una brutta fine, perché sono quello ciccione di colore che farà una brutta fine sicuramente. Quindi... Hai trovato il diario, Alessà? Speriamo di no. Sì, però col diario ce lo faccio. Vabbè.
Oh, ecco come si attacca. Alessandro, devi andare ancora nella stanza più avanti. Scusa. Alessandro, ancora in quella porta lì. Allora, seguitemi. Seguite Alessandro. Io già ho il fiatone. Ma io che sono, ergastolano? Perché sto vestito così? Cercate di fare i dribbling, perché io pallotto le so poche. A sinistra, alla tua destra, c'è un quadro. Aspetta, l'ho visto per qui un'altra cosa. Ah, questo, mamma. Questi vi servono poi, ricordatevi. Questo me lo stavo a leggere prima, era l'unico cosa che ho letto. Adesso c'è un quadro, questo, no, sì, verso la parete. L'hai tirato? Ok, allora dovete andare all'orologio. Alessà, per l'orologio, oppure altri, che così magari lo vediamo pure. Ecco. Ah sì, qua possiamo cambiare le cose. L'orario, penso che tocca vedere, c'è qualche nota da qualche parte probabilmente. Io ho visto le note, le 3.25. Però non so come vede la nota. Mentre sto... Non riesci a cambiare le lancette? Sì, sì. Metti 3.25. No, ho sbagliato. È entrato uno. Non so se... Ho messo. Ah. Vai. Ok. No. Poi non so più niente quello che dovete fare. Io fino a qua sono arrivato. Scherzo. È uscito qualcosa qua. Io. Preso il gioiello rosso. Ma c'è ancora. Ragazzi, ti prendete su chi vuole un'arma? Ma chi vuole un bastone? Si deve tornare nella hall adesso. E salire al piano di sopra. Ah, ma ognuno c'ha la gemma rossa. Come funziona qua? Ma in realtà era solo uno. Io ce n'ho uno, che ho visto che c'aveva pure qualcun altro. Ah, è vero, sì. Ma voi c'avete la gemma rossa? Io ce l'ho. Io ce l'ho. E ce l'ha. Che io sono un povero action, c'è niente. Uscite, seguite Alessandro. Bisogna andare piano sopra? Ah, sì. Sì, aspettali così, andate tutti insieme. Quindi io sono l'unico disarmato. Come sembra? Per cui farò una brutta fine. Peccato che sicuro che sta streamando. Quindi... Comunque il primo che muore è il ciccione, perché è più gustoso. Sono ciccione. Di solito chi si dovrebbe morire prima deve essere una persona intelligente, cioè quello col cervello più stuccoso. Io finora vi sto seguendo. Allora io arrivo fino a... Alessandro, qua ci sta qualcosa, forse uno spray, qualche cosa per curarmi. Sì, spray, buono. Uno spray l'ho trovato, non so se... Cari a destra, sa. A destra? Sì. Alla mia destra o alla tua? Dove sta andando Alessandro? Lo so. Alla destra che... Ma sono io che continuo a chiedere aiuto? Che faccio? Entro qua? Dove andate qua? Sì, prendere. Oddio, non mi ricordo. C'è una gemma, al massimo posso corromperlo, lo zombie. Attenzione, grandi. Non volevo farlo, ma l'ho fatto per sbaglio. Si è piegata la cosa. La stanza che si chiama la Drawing Room. Stanza insomma del Disney. È una pipa. Ecco, no? Dietro. Aspettatemi. Oddio, non metto. Amici. Non fumo, grazie. Aspetta che mi minaccio in chat. No, ragazzi, la leggo la chat, è solo siamo qua. Potete leggere altri appunti. Aspetta. Come si chiude il menu? Ma è più equipaggiato il tubo e poi non riesco più a chiuderlo. Allora, Alessandro, dentro la Drawing Room
Allora, qua ci dovrebbe essere una statua che ha una gemma blu. Aspettatemi. Ma lo sto prendendo? Ma non ci arrivo ora. Aspettatemi, lo streamer sta dietro. Infatti, aspettate. Ci dovrebbe essere una stanza col camino. Ma quando tu devi andare, Alessandro, devi andare prima nella drawing room. E non è questa. Da quella prima, mi sa. Ah, e dovevi abbassare un camino, sì, c'era un laccio che ha da abbassare nel camino, ti ricordi? Sì, stavo okay, ma dai, abbiamo la guida sotto gli occhi, non va bene. Tutto random, dai ragazzi, blind run facciamo. Beh, più divertente così. Siamo qui 4 ore. La difficoltà sta che io non conosco i controlli. Ma guarda che anche io non mi ricordo niente. Guarda, col quadrato corre. Wow. Grande picchirillo. Ecco, il qua c'è un'altra mazza. Ma sono degli occhiali. Sì, prendi gli occhiali che ti servono. Sta pure l'erba, L'erba, se volete, prendetela voi che io ce l'ho uno spray. L'antivirus, lo prendo io. Ciao, Yogis, benvenuto. C'è una pistola qui, C'è un camino? Alessà, c'è un camino da qualche parte. Aspetta, mai. Oddio, sono trovato dentro una porta. Sì, sì, ma qua. Dove state? Che sto col grillo. Aspettate qua, tanto tra un po' torna, Ok. Ma perché mi ha fatto la cosa del virus se non mi hanno mai mozzicato? Adesso c'è il camino là. Ecco il camino. No, avevo visto una cosa. Allora, devo tirare la corda. Raga, io perché mi sono ritrovato da solo? Quella rossa? Sì. E mo devi ritornare nella. Ah, è sceso il braccio. È sceso il braccio, vero? È sceso il braccio. Adesso potete prendere la gemma blu. Ok, quindi mo la gemma. Gemma rossa e gemma blu. Stiamo giocando a Spiro. Ottimo. No, stiamo giocando a Crash. Bene, esci fuori. Ragazzi, dovete tornare piano sotto, diciamo, dove c'erano della urla. Sì. Ma gli occhiali li avete presi dalla statua? Qualcuno li ha presi? Io ho preso il coso blu. Ok, c'erano degli occhiali su una statua, mi sarei preso qualcuno. Ho preso io, sì. No, ok. Allora dovete scendere giù. Ah, ragazzi, io ho un coltello e una pistola, quindi se volete una di queste armi... Oddio, uno mi sta all'incontro, sto. Dai, Grillo, ti seguo. Sì, aspetta. Alessà, prima di scendere giù, in fondo a questo corridoio ci dovrebbe stare un'altra statua come quella di prima. Dov'è? Ecco, alla fine qua ci dovrebbe stare un'altra statua. Girate, andate un po' avanti. Ragazzi, dove state? Torna indietro, no? Avanti, Alessà, Alessà, avanti. Amici! Prendete, regà, lascio dove perdo lo zombie. Sì, ma dove state andando? Cioè, io vedo uno che andare dalla parte. No, Alessà, ci dovrebbe stare una statua. Alessà, dall'altra parte ci dovrebbe stare una statua. In fondo al corridoio dall'altra parte dove stiamo. Ti rimacciare la pistola? Cosa? C'è una gemma blu. Ci devi mettere gli occhiali sopra la statua. C'è la statua come quella di prima, diciamo. E gli occhiali ce l'ha. Adesso devi andare nel corridoio, non devi andare nella stanza. Stanno aspettando il corridoio. Ma io non la vedo sta statua che dite voi. Vai a. Ci vede, siamo tutti qua di fuori. Ma forse perché c'ho lo schermo troppo scuro, non la vedevo. Senna. Okay. Segui. Zombie dietro. Oh, due zombie dietro, ragazzi. Chi c'ha le armi però difenda perché... c'è un passaggio vicino a... sì. Una porta, sì. Io entro. Addio. Entriamo, via. Io sono... ho assistito alla scena, ma sono egoisticamente entrato. Ma ragazzi, spoiler, cerco di guidarli un po', è difficilissimo sto capitolo. Ma io c'ho... Ma sei già morto? Aspetta! Prendi questa.
giù Alessandro, andiamo giù. Pistola. Poi chi è che sta a morire? Ma guarda, c'è pure 15 colpi. Come facevo a sapere che equipaggiala, equipaggiala. Vai ragazzi. Ma che c'è pure lui? Che faccio? Devo premere. Oh, ci ha lasciato un like Maurizio Ferrari. Ciao Mauri. Ma che è sta caciara che sento come uno che sta a cuocere popcorn? C'è ecco. Scintille. Dovrebbero essere popcorn. Sono effetti particellari della PlayStation 2. Favolosi. Ecco. Porco. Mi si è fatto via un colpo. Chi è che fa sti scherzi? Dirà, uscite da. Dovreste trovare di nuovo nella hall. Vado. Le cartucce qua. Io le Oh, le cartucce mi servono! Troppo tardi. Dai. Intanto esci da là. Okay. Ah, ok. Allora, guarda, facciamo uno scambio. Ti do il coltello e tu mi dai le cartucce. Spiegatelo com'è che si fa lo scambio. Allora, guarda. Tanto ci sta un'altra da qualche parte. Prendi la mappa che dicevi tu. Allora, qui ci sta. L'hai preso? Qui. Ok, qualcuno ha preso una mappa. Mi sembra mettere c'era una mappa. Spingi no? Start, vai sull'oggetto. Spingi X fino a combine. Combine. Scusa, present. Adesso aspettali, però. Sto qua. Ok, thank you. Vai, entrate dalla parte opposta alla quale siete entrati. E dovreste prima o poi tornare nella hall. Quindi, dove dobbiamo andare? Giù? Guarda, no, già siete scesi. Cosa dice? La hall è di qua. Io ho munizioni, mi farebbero qua. Oh, qui ci stanno le erbe. Prendete le erbe. La hall sarebbe la prima porta che abbiamo incontrato. Faccio. Forse pure questa. No, questa è una porta nuova. Perché dobbiamo tornare? No, questa. Forse questa è la hall. Sì, questa è la hall. Ok, però io sono. Ci facciamo la hall. Là c'è cos'è una chiave? Allora ragazzi, adesso dovete ok, scusa. Adesso aspetta che arrivano pure loro. Ma la cosa bella è che sto gioco si dovrebbe giocare senza parlare in teoria. Ma no, questa cioè, è condivisione. No, nel come doveva essere ai tempi, perché c'è solamente la chat qua così. Ah, sì. Con l'analogico. Allora ragazzi, dovete girare attorno. Attenzione agli zombie, adesso ce l'è dietro. Mazza, ti ha salvato. Vero. Girate dietro queste scale, ci sta una specie di corridoio. Destra. Ecco, adesso, fermo. Qua. Dovete mettere le gemme. Ragazzi, dovete mettere le gemme come occhi dell'alce. Ok, allora. Ok, quella rossa l'ho messa, mettere quella blu. Ma metto quel. Aspetta. Usa. Ok. Information. Capito, mi vuoi morto? Mazza bella, amico. Stanza dello studio. La stanza dello studio sotto la scala. Cos'è? Harry Potter. Ci stiamo un sotterraneo, ragazzi. A me piacerebbe. Sapete una cosa, ma in tutti i giochi di Resident Evil, ma l'architetto era un pazzo scatenato. È Renzo Piano con i Chihuahua. Ah, ha visto un morto e si stupisce. Cioè, è pieno di morti. Strano che non abbia detto. Ah, è morto. Ah, ma va? No, dice, non si muove, magari te potresti stupire questo. Adesso dovete tornare indietro, prendete quello che trovo, ma vedo tante cose luccicare. Le vedo il quad 4 e poi non si legge altro. Io provo, i diari. Però, 4927, ok, abbiamo il codice dell'ascensore. Bene, non c'è nient'altro di utile in questa stanza. Su
tornare su, tornare alla sala. Ho trovato un antivirus interessante. Ottimo. Può servire. Quella è un'erba? Ragazzi, dovete salire, seguite Alessandro e dovete andare nella stanza dove siete andati proprio all'inizio. Sì. Ok, no, ok. Dovete andare alla stanza dell'ascensore, Alessandro, la prima porta che avete preso. Questa? No, ma sa che da lì siamo usciti. Era quella dove era... Dove era... Avanti? Ah, questa. Allora. Oh, sì, sì, quella lì. Attenzione. Sì. Ma c'era un ascensore. Io sono rimasto un po' indietro. Sono rimasto un po' indietro. Ragazzi, aspettate Alci, che tra l'altro sta lui streamando, quindi così. Salve, sono appena uscito dall'Alce. Dall'Alce dove siete andati? Aspettate, aspettate. Allora, fai il giro. Ha esplorato. Vabbè, vai, vai così, vai così. Vai, Alfi. No, 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 dritto, girati. Ok, vai dritto così. Ok, sempre. Vai. No, 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 girati qua, girati qua. Okay, girati, dritto. 4, vai, vai, vai così. 9, 2, 7. Prendi, ecco, prendi dove sta Alessandro. Segui. Ok, okay, ascensore attivato. Dai. Hai messo il codice, Samu? Sì. Grandissimo. Okay. Oh, qua. C'è un ascensore qui? Oh. A posto. Eccomi. C'è una cosa da uccidere. Vabbè, oh, perché... Aspetta, ragazzi, entrate tutti nell'ascensore. Alessà, piano B4F dovresti andare. Ah, guarda, hanno lasciato da solo con lo zombie. Come cazzo? Dovete andare insieme, ragazzi, dovete andare insieme, sennò... Io sto dentro, ma devo fare B4. Pure io. B4F. Dobbiamo schiacciarlo tutto. Sono sceso da solo io. Dai, dai. Ah, ma devo schiacciarlo pure io. Sì, ognuno ha pezzo. Okay. C'è. Bellissimo, siamo nello stesso ascensore, si muove per cacchi suoi, per ognuno di noi. È più magico. Maurizio dice si sentono urli masticati. Anch'io c'ho due. Mirko dice che aprite la prossima porta col grip. Questa porta? Questa? Ah no, no, questa non c'è una porta. La voletta quella. Ragazzi, adesso le voci non erano nella mia testa. Bello Luca. Io c'ho due. Ragazzi, io sono entrato qua dentro. Io non mi ricordo dove funziona. Dovete andare verso. Immagino l'unica porta che c'è, perché. Mi ricordo. Mo. Aspetta, poi dalla mappa. Non c'è niente qua. Ah, forse nel corridoio qui. Sì, uscite praticamente verso una stazione. Ah no, qui non c'è niente. Sento dei brutti rumori. Ma manca qualcuno. Io non trovo la strada per uscire. Beh, io non vado là. Io sono a no, io non vado là. Sto andiamo a recuperare. Chi è? Sennar che si è perso. A sinistra, adesso va avanti. Ah, ecco una porta. C'è una porta, sì. Ah, vedevo. Arriva, raga. Sì, c'ho lo schermo scuro, non capisco perché è così scuro. Ok, salve. Io non vado avanti, non vado. Sì, andate. Coraggio. Coraggio. Li dovevi dare i ragni, se riuscite, sì, sennò... C'era un ragno con la pistola, non ho capito, scusate. No. Ci sono ragni, serve la pistola. Passa là, fa. Non è sprecato. Ragazzi, stanno andando benissimo fino a c'è un altro qua. Devi andare avanti, lo siamo. Ma se scendo il salgo lì non lo prendo, allora. Vai. Andiamo. Tipo. Oddio, non vedo niente. Ma bocca. Ok, no. Che schifo. Fatto avanti in fondo, andate avanti. Ragazzi, seguite Alessandro. Fortuna che non sono aracnofobico. Stavo di ragnofobico che non era italiano. Ragazzi, a sinistra. A sinistra? Oddio, sul treno sicuramente trovate qualche oggetto. Provate un po' se vi serve, se no andate dove andate a sinistra. Ma com'è che funziona la combinazione di erbe qua? Perché ce ne ho due verdi. Grazie. E servono di diversi colori. Ma mi pare che ci fa fare qualcosa. Vedi? Vedi? Ottimo.
Ok, andate a sinistra se non avete nient'altro, ragazzi. A sinistra, devo riuscire. È a sinistra della porta, da dove siete entrati. I controlli. Allora, scendo giù. Di qua. Ah, a sinistra della porta, quindi di qua a destra. Che bello, ragazzi. Ma sta bello sto livello. Bellissimo. Io non vedo niente. Come faccio a buttare? Come faccio a buttare la gemma rossa? Che io non mi serve più. Sembrate un po' i guerrieri della notte, sta scena. Come la tolgo la gemma rossa? Io ho due verdi. L'unica per eliminare un oggetto semplicemente lo devi scambiare con un altro. Ah, ok. No, lo vorrei buttare, guarda. Ma come si fa? Ah no, c'è ragione di lui. Mo' arrivo, amici. Aspettate che attraverso. Ma io sono pieno. Okay, c'ho il virus. Ok. Droga, la droga, la droga. C'ho l'erba rossa, l'erba verde e un'altra erba verde. Come faccio a combinarle? C'è scritto. Ma... combina e vado. Nel treno trovate. Alessandro, nel treno trovate sicuramente zombie, quindi io vi consiglio di andare dritto ai zombie. Dove siete andati? Però volendo potete anche. Le vespe! Aia! C'è una porta. Sì, prendi la porta. Ma io c'ho paura. Io ho paura delle api, via. Amici. Quando stai? Ragazzi, aspettate Alfie, che Alfie è rimasto indietro. Nella porta giù in fondo a destra. Qui c'è andato il fine. Io so solo una cosa, cazzo, giochi i nemici volanti sotto. No, forte. Quella questo okay. Non si può spostare? Oh, sentito. Ma leggermente colpito la questa volta la gioco con lo spell. Oddio. Salve, che succede? Sento mamma mia, una porta. E sparo nelle pa... Oh, ma quanta gente c'è! Via, entra nella porta. Non si gira sto personaggio, è stupido, non si gira. Okay. Vabbè, allora sei stupido tu, te salvi perché... No, sei entrato. C'erano due spray, però... Antivirus. Lì vicino. Adesso mi sembra non è questa la porta. C'è una porta a un certo punto che dovete sfondare a fucilate, quindi... Chi c'ha il mitro o qualcosa di pesante? Io qui sono entrato per scappare dai zombie, mica perché provo qua. Ho trovato l'antivirus. Ok. Ok, tocca riuscendo avanti. Dovete riscendere e trovare sta porta blindata. Quindi dovete cercare da davanti. Adesso aspetta che vengono pure loro con te. Ora non per dire, ma i nostri inventari sono degni di un ottimo spacciatore qua. Io come si dice, questo gioco ci dà un po' di backstory al personaggio di Coach e ci fa vedere che prima lavorava alla security. Raga, dobbiamo uscire, andare su... quello di Left 4 Dead, io ho visto alla fine, lo stesso personaggio. C'ho il mitra, andasse avanti però. Io c'ho la pistola, chi c'ha la pistola e il mitra, andiamo avanti, dai. Allora, dovete andare avanti e trovare una porta blindata. Andiamo avanti. A destra da questa parte perché non ci siete mai andati, quindi qua? più avanti. Ah, la lasciamo perdere allora. Hai scale che stanno. Oddio, non mi ricordo qua, ragazzi. Forse quella porta lì? Ah, proviamo. Questa? Ah, sì, ho solo questa. Ah, la potenza della PlayStation 2 che passi attraverso le porte così. Ok, io sono entrato sperando di essere entrato. Però io ho visto. Sì, era lui, sembrava proprio lui. Buonasera. C'è nessuno? C'è niente da attivare qua, raga. Che ci dovrebbe essere? C'è una porta che dovete sfondare da un certo punto. Ah, vabbè, il mio personaggio si diverte a... Si è compenetrato, bellissimo. Hanno le munizioni per fucile qua, che c'ha il fucile. And gun rounds.
and the guy. Ah, no, ragazzi, non dovevate girare a destra, dovete andare dritto. Ah. Allora, tornate indietro. Vi ricordate quella parte dove c'erano tutti gli zombie, no? Voi siete andati a destra, invece dovete andare dritto. Quindi tornate insieme, dietro. Avanti, metti la freccia. Zero adesso, Grillo. Allora, tornate indietro dove stavate. Quindi dritto, dritto, che sa? Sì, aspetta. Allora. Qui non c'ho più le munizioni. C'erano zombie. Oh, andate! Bravi. Ecco. Allora. No, dovete. Ah, dovete rompere la porta. Vabbè, uguale. Non mi sembra più qua. Oddio. Prendi il passaggio. No, Porco due, ma non so ve speso a bacchi. È uguale questo, non scondiamo la porta. Non lo so. Beh, io me ne scappo dentro allora. Eppure io, perché ste vespe mi stanno a fa' fuori. No, non è qua, ragazzi, dovete tornare indietro. Dovete rompere quella porta di ferro. Bella serve solamente se stanno due erbe. Basta, salve. Grillo, mi sa tocca a te. È bloccato. Bisogna sparare. No, fate sparare col mitra a Grillo, ragazzi. Che non c'è il mitra in mano. The door stims. Ma ce l'aveva. White flimsy. Ora flimsy che dovrebbe significare? Vai, Grillo, scarica tutto. Ma io non sono sicuro. Ah no. Oh, grandissimo. Okay. Grandissimo. Ho fatto finta di sparare. Alla die hard. Ho fatto finta di sparare per scena, ma non ho sparato, ovviamente. Miseria. Adesso c'è un armadio da spostare. Posto io. Sì, e c'è un passaggio segreto, insomma. Posto a contrario. Aspetta, mi tocca. Prego. Grande. Ah, vabbè, allora non serve a nulla, come ho spinto. Non ci sta niente qua. C'è un passaggio sotto, le sa. Ah, eccolo. È perché io ce l'ho tutto scuro. Ma quella blu la posso combinare con tipo. Ragazzi, ho preso più appunti questo gioco che quando andavo all'università. E qua? È finora. E qui dovete risolvere un po'. Ecco, sì, giù. Tutti. Okay. No, devi fare in modo che si accendano tutti. Sì, sto cercando di capire come. In alto, Alessandro? No. In basso? No. Dai, ci sei quasi. Spegne questo. No. Aspettate che Alessandro sta cercando di risolvere questo enigma. Dai, è successo? Deve fare in modo che si accendano tutti, le sa. Se sto a provare. Così no. Ma come cazzo? Che spengono, porco donno, ce la c'è. Muovetevi su, vi sto minacciando, muovetevi. Allora, Alessà. Ah, che okay, penso di averlo capito. Chi è? Che è successo? Ho capito come funziona. Sì, praticamente spegnevi uno e si spegnevano a fianco i quattro laterali. E adesso inserite le scale. Quale scale? Dobbiamo uscire dalla porta. Entrate nella store room. Da qui siamo venuti da sta porta. Sì, infatti, perché no? Ah, perché forse era aperta solo da sto lato. Dovete salire. Ok, tocca uscire allora. Grillo, intanto gli danno il bentornato anche in chat, eh. Oh, troviamo anche Fabrizio Ferrari. Benvenuto, Fabrizio. Robby. Ognuno qui ha i suoi fan. Nella sua room dovete prendere le scale, quelle di ferro, insomma. E di qua. Andiamo. Qui c'erano zombie. Poi giravi qua. Ah, non c'è più. Ecco, salite queste scale. Olè. No. Ho fatto la fusione.
Il cowboy mi è entrato da dietro. Non è piacevole. Oh, però state andando bene, tutti coordinati, grandi. Che sa perché. Oh, beh, ok. Come si. Per andare dopo dobbiamo. L'ultimo livello di Outbreak. Quindi. Ragazzi, dovete prendere l'elevatore e salire in pratica. Sì, facciamo il patto qua che mettiamo tutte le mani. Sì, infatti non capiamo bene. C'ha le munizioni della pistola? Qualcuno, perché la mia non va bene con le munizioni che c'è. Io sì, ce l'ho, mi serve, se poi dammela a me. Ragazzi, c'è un elevatore, un ascensore, insomma. Tipo un ascensore. Però fa il giocatore mio che casca per terra da solo. Che è questa? No. Ah, l'ha trovata lui, no. Dovete entrare dentro la stanza, quella Don't Attender lì, dove c'è scritto non entrare. Vado, prendo. Io ce l'ho. Io la pistola ce l'ho, quindi. Ragazzi, entrate dentro. Sì, Ale, segui a. Oh, che palle! Ehi, le vespe! Che poi pia sempre solo a me! Io c'ho, devo avere dei problemi a sto gioco con i nemici volanti. Sapete dove c'è scritto livello lì, Alessà, dove ce l'hai tu? Bravo. Sì, ma spawnano all'improvviso. No, aspetta, fai salire tutti, Alessà, fai salire tutti. Fai salire tutti, hai chiuso. Lo voglio dire per voi, Io sto ancora dentro. Ma ragazzi, tu siete che io sto girando come... C'è scritto livello 2, devi aprire quella porta, Samu. Dove? Dove sei? Ah, ok, senti, non puoi uscire. Ottimo. No, io ho messo. No, mi sa che sono entrato in una parte sbagliata. Lo so, ma non l'ho visto perché stavano inseguendo le vespe. Samuel, vai più avanti. Adesso io non ti vedo, però c'è una porta dove c'è scritto level sopra. Una specie di pannello. È il bottone giallo. Niente. Mo ci muoio qua. Non mi fanno muovere. Non potete uscire, ragazzi, per aiutarlo? No, non possiamo uscire. Che miseria. Ah sì, possiamo uscire. Con la X dovevamo uscire. Ah, andate a prendere. Niente, io sono morto. Sei morto morto? Mi stanno ammazzando. Eccoti. Non mi danno manco il tempo di curarmi. Oh. Dov'è sta porta maledetta? Dai, segui. Segui Alfi. Qui. Sì, entrate qua. Salve, da passare. Vai, entrate ragazzi. Aspetta, che... Ok, grandi. Bravissimo. Io sono al 50%, ragazzi. Ragazzi, però le vespe le trovate pure qui sul ponte, su questo elevatore, quindi preparate le munizioni. Eccole. Grandi, bravissimi. L1. R1. Questo livello, se non lo giochi in 4 è possibile. Ma come siete messi con il virus? Io sto al 50 già. Io sto al 39. Siamo là. Io sono giallo di salute, giusto? Però qualcuno c'ha l'antivirus, se lo vuoi. Sì, ma non funziona, l'ho provato prima. Forse quello quando stai morendo. No, dice stop al virus, la crescita del virus per un tempo lungo. Ah. Chissà che è come una scala di Metal Gear. Sì, questo è quello. Dove stanno? Sì, ci mette un po', ragazzi. La suspense. Io non esco. Alessà, a sinistra devi attivare un pulsante lì da qualche parte. Oh, poi sono nello capiamo. Poi dovete tornare a destra. No, ragazzi, andate a destra. Prendete. Ma non è che dovremmo rompere sta membrana qui. No, dovete tornare indietro, dovete salire le scale a destra stavolta. Oppure fate il giro, insomma. Eccole. Ah, queste. E
eccole qua, no. Eccole qua le scale. C'è una porta questa? Ah, ma sta adesso sono. Sono dei bisonti, so. Ci danno da magnata. C'è lo spray qua, raga. Se serve uno spray. Vai, vai, prendi, prendi. Io sto cercando di capire se c'è altro. Sono fra i mostri più stronzi da fare. C'è le munizioni per Ma è come i corvi in quell'altro scenario? Ma facciamo sì, sì. Lì ci vuole Alfi con i corvi, o no, Alfi? Sì, c'è la GIF dei l'antidoto? Corvi. Cosa fa l'antidoto? Che magari a fine live metto, che la metto su Discord. Ragazzi, adesso ci dovrebbe essere una porta e vi trovate in una specie di piazzale, Back Square si chiama. La porta è questa. Ah, non è, scusa. Back Square. Ma non c'è modo per diminuire l'intensità? È partito un filmato. Sì, sì, fatelo vedere, dai. Così ce lo gustiamo. Ma che fisic cazzo! Ma è uscita una domanda, allora. Quanti prima di uscire, vabbè, non importa. Puff. Fatto puff. Hey, something's wrong. So, let's gain a distance then. Ma questo, se non sbaglio, poi è tipo il boss finale, no? Lui che si sta... Thanatos si chiama. Ma è diventato cannavacciolo. Che dai schiaffi. Assomiglia molto a... al Tyrant. Mamma mia, ragazzi, siete degli enciclopedie. Impressive. I won't underestimate it next time. Ando? Dove se lo sta a portare il soldato? Che è lo spuntino quello? È probabile. Cioè, il panza al sacco. Secondo me lo riusciva a togliere dalla mano. A me sta ancora qua dentro. Come è possibile? Siamo, dovreste trovare tipo una specie di... Momento. Aspettate che arriva Alfi, ragazzi, così... Stava ancora dentro. Elba blu a che serviva? Allora... Il veleno. Allora, troviamo delle erbe blu. Io ho trovato un antidoto. Significa che mo c'è un boss col veleno? Allora, che spettacolo! Cioè, ma io sto morendo. Dovrebbe stare una chiave vicino al camion, o qualcosa del l'ho genere. L'ho presa io. Grande esame. Ma ci dovrebbe. Ho visto qualcos'altro. Sbrilluccicare. La chiave per cos'è? Una domanda. Cioè, vicino al camion c'è una porta, le sa. Con cos'è che mi devo curare? Con la pianta verde o con quella rosso verde che sto in rosso? Verde, solito. Ok. Questa porta qui non la usiamo. No, Alessà, tornate indietro. Ale. No, non è questa, torna indietro, Alessà. Vicino al camion, a destra, sulla fiancata, ci dovrebbe essere una porta che aprite con sta chiave. Sto facendo fatica a correre qua. Card reader. Mi sembra ce l'aveva Samuele la carta. Eh sì, che devo mettere, usa, mi sa. Arrivo, Sì. Sono molto comodi i comandi di questo gioco. Ragazzi, qui parte un filmato e mi sembra voi dovete uscire subito. Cioè, giusto per attivare qualcosa, insomma, da... Il filmato non è partito. Dovete attivare un pannello. C'è un pannello da attivare. Porta a destra. Questa. Sì, si entra tipo nella hall, se non mi sbaglio, e poi parte un messaggio. Volta. Dovrebbe partire un video, qualcosa. Ecco. Se dobbiamo combattere subito. Dovete uscire subito, ragazzi. Non uscite, uscite. Dove? Rientra la porta. Ragazzi, dovete uscire subito. Ah, sì, ma uscire dove? Minchia. Sono morto, aiuto. Dovete uscire subito. fuggi generale. Ma mi dici dovemmo uscire? Allora, dovete sparare un colpo al pannello, al mostro, e poi dovreste stare di nuovo nella hall. Però se già ci siete. A questo punto, ragazzi, sparate un colpo. L'ho sparato. Ok, allora andate verso l'ascensore dove stavate prima, quella porta di prima. E che sa ricorda? È quella giù in fondo. Scappa le sale. Scappa le sale. Decidi. Sì, sì.
Adesso segui. Grandi, grandissimi. No, allora, sono entrato. No, sono entrato. Però mi ha colpito. Vedi, quando piano quando B. Ragazzi, piano B2F. È entrato pure lui. Oh! Ando vai io. Quel piano piano. B2F. B2F. Ma prende pure lui l'ascensore. Che ne so, è capace da prendere. Cioè, i zombie dei Resident Evil sono sempre stati molto, molto intelligenti. Ragazzi, qui dovreste, non so, trovare qualcosa. Qui mi perdo un po', sono sincero. So solo che no, poi no. Dovete prendere di nuovo l'ascensore e prendere il 3F. Punto. A questo punto potete prendere. Qua ci sta un tombino. C'è il tombino. Oh no, sto scendendo. Sbagliato. Addio. Dobbiamo prendere la porta o il tombino, ragazzi? Io credo di prendere l'ascensore e tornare e andare al piano 3F stavolta. Come 3F? Aspetta. Che siamo entrati nell'ascensore? Siamo venuti qua per niente? Sì, e poi dovete prendere di nuovo l'ascensore. C'è uno spray là sopra. Andò. Esatto, ah. Sta andando Griblo che ha già capito. Sì, ma io non vedo più Ale. Ale, spezza la porta. Ma Alessandro va da solo però, sennò... Eccolo. Ecco, vai. Andate insieme e riprendete l'ascensore. Dove stava andando Alessandro prima? Ecco qua. Ok. Andatemi, io sono uscito. Piano? 3F. 3F. Che è l'unico che non avete esplorato, se non sbaglio, no? Quindi... Sì, è proprio difficile. Ragazzi, adesso vi state avvicinando alla famosa stanza degli esperimenti, dove dovete creare questo Daylight, questo antivirus, insomma. Handgun rounds, questi sono del fucile. Io non ce l'ho, perciò ve li lascio. Allora, qui c'è ma... cioè, prova da fare. Ragazzi, dovete entrare in un experiment, bravo. Preparation room e poi c'è proprio l'experiment room. Esatto. Ok, quindi è una stanza nella stanza. Sì, questo è l'atrio. Prendete l'erba. Io c'ho. Ah, c'è il antivirus L. Vabbè, è una cosa che luccica sul tavolo. Maurizio dice basta spoiler. Mori, cerco di guidarli. Ok, siete nella stanza degli esperimenti. Ma che differenza c'è tra antivirus e antivirus L? Adesso qui praticamente quella macchina che c'era a destra dura di più. Prima, questa crea praticamente questo famoso antivirus, quindi manca qualche cosa. Non lo so che dovete trovare. Aspetta, io c'ho una cosa, c'ho una fiala. Io una l'ho usata, usala pure tu. Comunque aspetta. Fiale, erba. Raga, tutte le fiale che c'è. Anzi, Putin, ma come. Ah, forse devo mettere come prima. Devo fare USA. Sì, almeno. Tutte le fiale dentro. Il V-Poison dovrebbe usare. Chi ce l'ha lo mettesse lì? Ho messo USA, ma non me lo. Ah, no, l'ho messo. Sì, te lo mette. Oh, sai, il personaggio mio. E poi? No. Non parte? No. No. Ci manca qualcosa? Dovete andare in una stanza che si chiama Machine Storage, qualcosa del genere. Se trovate ancora qualche apertura o... Una volta ho messo i materiali, questo dispositivo li mixa. Forse va acceso. Sì, dovete attivare una specie di monitor, sa che però sta in una stanza che si chiama Second Hall, cioè un'altra... Ma non sa. Ma è chiusa. Nessuno ha le chiavi? Forse 5 era... persone vi siete scordati le chiavi a casa. Forse era proprio quella, ragazzi. Se non tocca niente, tocca tornare indietro. Per forza. Allora, prima di attivare questa macchina, voi dovete andare in questa... Tutti escono, usciamo. Però dice che sono tre elementi,
Mi sa che non l'avete messo tutti, perché io vedo che ce l'avete ancora nell'inventario. Sì, io l'ho messo. Dovrebbe partire quella macchina. Perché manca chi c'ha Mark? Chi c'ha Mark c'ha... Ce l'ho, ma non mi ha fatto mettere nulla. Ma non ci l'ho messo, ma cioè, non mi faceva fare nulla. Forse perché lo stavamo facendo noi, allora non te lo faceva fare. Devi fare start e poi mettere usa. Aspetta. Forse è per quello che non te lo faceva. Start. Usa. È in cambio niente. No, perché... Adesso devo mettermi un altro... Una volta con me... Ma forse perché... Aspetta, magari ne memo ti dice come qualcosa. Come deve partire quella macchina? Con tutte e tre le fiare comincia a girare la... ma io... E se lo passi a qualcuno, Alfi? Deve... E chi lo devo passare? Sto ipotizzando. Cioè, non vorrei che sono posizionato nell'angolo sbagliato e quindi per qualche strano motivo non me lo fa utilizzare, ma... Prova un po'. Ah, raga, però... I componenti erano... V-Poison, T-Blood e P-Base. Il T-Blood è il sangue del tizio, forse è quello che gli ha sparato la fialetta... Cioè, come fai? Dovemmo buttare giù il mostro e... sì, tocca buttarlo giù un attimo, magari... Vado a dare un colpo al mostro, mi sa, ragazzi. Ma gli abbiamo... Forse dobbiamo colpirlo fino a che non sviene una volta, e allora magari a quel punto gli puoi prendere il sangue. Hai visto la stanza dove ci stava il cavolotto, quello che... Ah, sì, lo date bruciare, sì. Sì, dovevamo fa. Va a ritrovare quella. Beh, niente, dove? Eccomi. Lì sempre Ale, sempre lui che è ritardatare. Chi stava a studiare? Quindi sto V-Poison che c'ho non serve a niente. No, perché no, l'ha già messo lui. Quindi praticamente tocca far passare sto mostro là sotto, gli dà mascosta e serviamo il sangue. Sì, esatto. Ma come ci passa là sotto, però? Come ci arriviamo là? Ando stava? A che livello stava? Te la ricordi? Che era B2F o B4F? Pensa che era la prima che abbiamo fatto, B4. Cos'è che è? B4F, mi pare. Ragazzi, c'è praticamente trovate un magazzino, non c'è scritto sul magazzino C3. Cioè nel corridoio c'è una porta tipo magazzino, serranda, che c'è scritto C3 sulla serranda. Aspettatemi. A B4F. Ok, io ci sono, poi. Ai cancelli? Adesso sta andando un'altra volta nella cosa, tu mi sa? Sbagliato? Non lo so, mi sembra sta andando... Allora, aspetta ragazzi, ve lo dico con precisione, dai. Raga, non dico allora, mai un appuntamento nella vita reale. Alessandro, Alessà, 1F passaggio B si chiama la porta, l'avete trovata da qualche parte? 1F, allora non è questo il posto, dobbiamo andare al primo piano. 1F passaggio B. 1F. Vabbè, se abbiamo... è quello il problema. Questo posto è grande. Qui è dove c'è stava quello nella hall, però. Oh, Daniele Marcinelli, benvenuto Daniele. Scusa se non t'ho visto prima, non t'ho salutato. Eccolo, vedi? Vedi? Ci sta ancora il mostro. Ci sta anche, sta aspettando. C'è però una siringa sulla spalla. Sì, ma tocca. No, non è quella, ne sa, è... Ah, vabbè. No, non è questo, te ne sa. C'è? Oh, ce l'ha con me! Via. UF passaggio B, dove sta sto UF passaggio B? Sembra che sta appena sopra, però. Andiamo appena sopra. Ragazzi, vi ricordate dove avete preso quelle scale che c'erano...
che Samuele diceva c'erano quelle larme, insomma, da distruggere. Voi siete andati al piano sopra, avete preso quelle scale di ferro. Ok, io sto a 60 col virus. Io pure, anche di più. Pensa che era qua giù in fondo quando abbiamo messo gli occhiali. Andò. Ragazzi, sapete qual era un F passaggio B? Vi ricordate quando stavate fuori il back square davanti al camion? Quella porta lì che siete entrati, quello è uno F passaggio B. Questo è passaggio A. Dove Samuele mi si è messo quella chiave, ti ricordi, Samu? Ma che, lo spiazzale enorme? Sì. È qui? Sì, sì, quello lì, back square, dove stavate prima che Samuele ha trovato la chiave vicino al camion. Ecco qua dovrebbe essere, dove siamo adesso? Ecco, è arrivato. Vedi? Non no, non è, no, non è qua, le sa. Dovete andare di nuovo su quella pia... Eccolo. Ma... sì, ma... Fatelo stare qua sotto. Parato. Oh, uno deve stare sul pulsante. Arco, che trambata, coppiato. Ah, non è qua, le sa. Sì, sì, che toccava che aveva nascosta. No? Sì. Ma non la pia scossa. Perché non sta là sotto? Mettete che là sotto. Ah, l'hai preso? Grande. Allora, grande, andiamo. Grande grillo. Allora tornate nel. Nella scala. Nella stanza degli esperimenti, sì, sì. Non si eleva. Grande, sta infilzando i tubi. Mi dice, spezzo una lancia a vostro favore. Il più brutto Resident Evil di sempre. No, non sono d'accordo, Robby. Mi piace. Certo, oh, un po' diverso. Questo come sta andando? È salito prima. Ci si... Azzompato. Ho capito, ma dai. Quindi me... Ragazzi, tanti enigmi, tanti. Corri. Bella grafica, possibilità di giocare in coop, in quattro, insomma. Non è da io poco. Io sono un fanboy proprio, non faccio test, cioè adoro qualsiasi titolo Resident Evil. Ragazzi, R lei davanti, Luca. Adesso ti metto alla futura prova Operation Raccoon City. No. Non è un Resident Evil, vedi? È uno spin-off. Io l'ho provato, sì. Io lo vedo come uno spin-off. Infatti è uno spin-off. Dovete andare alla stanza degli esperimenti, che era l'ultimo, l'ascensore era l'ultimo BF, vi ricordate? Se allora dovete prendere l'ascensore e dovete andare a 3F era la stampa, il piano è sì. Capito, è in 100 metri sta sto mostro No ma se perché c'è un minimo di lag quindi magari lo vedi che sta lì bloccato e poi in realtà no. Allora, piano 3F. Infatti è entrato addirittura prima di me. 3F. Ma avete chiuso l'ascensore? Ah no, ma scappa Alfi. Aspettatelo. Aspettatelo, che ci dobbiamo fa massacrare. Ho la suspense e non sto giocando. Non sono io. No ragazzi, Alfi devi entrare, per favore. Entra. Ah, che io c'ho bisogno dell'antidoto perché a quanto pare sono ragazzi. Avvelenato. Ragazzi, deve darsi che... Okay. Che cana cosa? Il piano. Bravo. Voi entra pure lui in ascensore. 3F, questa. 3F. Grandissimo. Ah, da solo. Ci mette 3 ore per uscire il messaggio, no? E il gioco ti mette predefinito su no. Quindi tu ad intuito PGX 2 volte. Allora, dovete ritornare alla stanza degli esperimenti. Io sto a morire. Andate ancora più avanti. Manca quello. Ah, ne manca ancora uno. Carissimo. E forse manca quello di Alfie adesso. Di cosa manca? Antivirus? Di fiala? No, io non c'ho niente. Oddio, allora ne manca un altro. Allora, il VU ce l'avevo io.
Il T l'abbiamo preso adesso, manca il P. C'è un altro Samuele ce l'aveva, no? No, io l'ho messo, io c'avevo il V. La V e l'ho messo. Allora, aspetta, passate per le pagine. Allora ce l'ho io. Allora, e il V Poison l'ho messo io. Lo già fa, non fa niente, non fa niente. Il V l'abbiamo messo. Deve mettere prima lui, c'è l'ordine, ragazzi? No, 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 no. No, quindi dobbiamo cercare dove sta... ma ce l'avete tutti? No, non ce l'abbiamo tutti, scusa. Il P manca, perché va preso... Io qua vedo tre... Ambiente, quindi... Together the blood. Oh. Dobbiamo ucciderlo? Ah no, aspetta. No, quello è alla fine. No, la base P tocca prendere, ragazzi. Siamo a base P. E dove sta? Dice che bisogna passare per le fognature e raggiungere l'S3L, che non so che cosa è. Questo mi manca. Ma non è, ti ricordi che dove siamo stati prima a Tombino? C'era un tombino, esatto. Tocca riprendere l'ascensore, allora. Non era? Ti ricordi, Samu? No, non me la ricordo, ma devo rivedere... Andiamo all'ascensore, intanto. Era T2. Comunque, ragazzi, vi chiedo... Se qualcuno di voi c'ha l'antidoto, magari me lo passa. Se lo trovate, perché io sono avvelenato. E sto morendo. L'ultimo atto, dovete farti queste fiale, poi... Allora, era 2... B2F forse? B2S, allora. Mi vedo un sacco di oggetti luccicare. Sì, devi... è qua. Quindi il tombino. Sì, ragazzi, sì, aspettate pure gli altri, però così. Io sono entrato. Dai, così. Sono entrato. Mazzo. Madonna, io sto al 71%. Ah, vabbè, ma voglio a te, oh, 71, ci fai tutto il gioco. Vabbè, ragazzi, al massimo vi do una smozzicata. Ecco qua, sì. Così passa la fame. Bisogna prendere un recipiente. Ce l'abbiamo un recipiente? Un recipiente? Che vuoi? No. Oh, perché? Se no, dobbiamo raggiungere l'impianto di depurazione delle acque. Qui mi sono perso, ragazzi. Qua è chiuso. Ah no, si apre. Sarà una puzza di sotto, ragazzi. E qua mi sa che ci saranno... Oh! Dovrebbe essere un filmato, bisogna raccogliere una chiave rossa. Vabbè, saliamo una scala. Oh, saliamo sulla scala? Non c'è altro da fare. Chi è che sta a morire? Io. C'aveva male. C'avevo, non c'ho più niente. Ecco, ci stanno qui le erbe. Ragazzi, prendete le erbe, dai. Soprattutto Alfi che per ragioni di stream ha bisogno di sopravvivere. Io ho lo spray se ti serve. No, ho preso l'erba verde. Io qua. Non l'avevo proprio vista, cioè quella. Io ho quasi finito i proiettili. Perché c'è davanti. Oh, una zona. Hai preso tu quella rossa? Oh. Ecco qua. Non ho capito che tocca fa. Ragazzi, qui mi sono perso pure io. Dovete trovare questo ingrediente mancante, però non so dove. Oh, buono. A me ne pare sta immaginando un tondo, no? No, state in istanze diverse.
Mannaggia la miseria che mi sbaglio pulsante. Eccolo. Water purifying, perché diceva di andare al... purificatore dell'acqua? C'è un'altra pianta, eh. Sì, sì. No. Ma nessuno c'ha un contenitore, dammi pure, che stiamo a girare. No, non c'ho la vita. Vabbè, andiamo avanti. Qui che si può fare? C'è la porta che vediamo e ci sono le scale. Dai, dai, siamo andati alla grande fino alla fine. Lì c'è qualcosa che sbrilluccica. C'è un video. C'è un video, vedi? No. Macchinario, no. Fondi dopo il filmato, raccogliete la piove rossa. Ok. Oh, sì, ma sta... cioè, gestisci l'ansia. Camomillizzati. Yeah, super froggy, ecco. Eccolo qua. Il remake, bello, interessante. Sparata, yeah. Dobbiamo sparare, 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 sparare. Io sto ancora che deve uscire dal filmato. Ok, pareva. Ecco. Ecco la chiave. La chiave? Oh! Sembra il corridoio. Andare via, raga. Lasciate per... seguite Alessandro, seguite Alessandro. Ma avanti si va, porco tuo, che palle. È qua sicuro? Niente, no. Ha tolto l'arma. Arghi. Arghi croce non è qui. Non è qua. Ma io volevo fare. Risalire, risalire. Mi sono fatto il bagnetto. Entriamo a quest'altra porta. Aspetta che è rimasto qualcuno giù, eh. Ah, ma le rane saltano. Sì, ovvio. Però. Anche quelle mutate. Ah, no. Oh. Mi sa che questa è... qui infatti tocca riuscire. C'è lo spray. Sì, questa è una stanza chiusa, ragazzi. Oh, c'è un niente. Lo vuole prendere? Qua c'è buono. Chi serve? Dove sta la, va... la valvola? Vabbè, niente, raga, tocca rientrare nella porta. G-Launcher Bust Rand. Non vuole nessuno lo spray? Proviamo. Uscite ed entrate nell'altra porta vicino. Vicino? Sì, ci sono altre porte, vai. Aspetta, che sto indietro. Sto ancora nel bagno. Ma secondo me, no, dai, ragazzi, secondo me la roba che dobbiamo trovare è qua dentro. Aprite con la chiave la porta col simbolo rosso. Ma qual è? Dove che siete entrati? Che c'è, una porta col simbolo rosso? Dove che siete entrati? Sono qua, sì. Qua dove? Avanti. Oh, rana. Avanti. Ragazzi, aspetta, Alfie si è perso. Ah. Addio, Alfie. Ti ricorderemo così. No, lo ragazzi, dovete... non è schivato. Vai, Alfie, vai. Grande. In che porta siete entrati, ragazzi? Capiamo la seconda di... quella subito a destra. Un tunnel. Giù in fondo, vai dritto. Sto tornando indietro, no? Bravo, sì, torna indietro. Ok, access way B. 74%. Eccolo. Amici. Dai, dai, andate insieme, ragazzi. Per metterci la chiave rossa, eccola. Bella. Non è questa, o ci venivamo da qua? Ah, ci venivamo da qua. Vabbè, non ce l'ho. Io dicevo comunque di tornare indietro. Ah. Dai, questa porta, trova sta porta. Questa. No, ma vabbè no. Belli tanti saluti romani nel frattempo. Noi che siamo noi da qua. Ah, qua è qua. C'era, oddio, una cartuccia là. Pensa, delle munizioni. Sì, okay. Oh, mi prendono in giro, Resident Break in chat, Mauri. Dai, su. È bello come nome,
fucile. C'è lo spray, raga. C'è lo spray. E qua. Ma i, tipo i proiettili per... Ma tu vorresti proprio i proiettili per la tua pistola, vero? Esatto. Grenade round. Mannaggia, che pizza che mi sbaglio i pulsanti. Ma qua non c'è niente possibile. No, venite con me, c'è sta una porta che ancora non abbiamo. Oh, c'è l'antidoto che mi serve, buono, perché stavo per morire. Però mo adesso mi serve l'energia. Che vengono insieme a te. Ragazzi, seguite Alessandro. Arrivo. Capito, ma tocca portare, tocca andarlo a portarlo in giro legato ad Ale, perché qui è parte da solo. Proprio in salio. Dove sei andato? Oh, questo. Allora, la porta è quella. Non c'è un'altra porta, quindi quella. Entra, eccola. Eccola. E ce l'ho pure io quel lanciagranate. Ragazzi, mi serve è questa la stanza. Il lanciagranate è sempre. Qua c'è una pistola. Qua, reagent case. Ecco la porta. Ho preso il reagent case qua. Che quello che deve mancare? Ha sbloccato. Aspetta che me ne arrivo le munizioni. Io c'ho questo, reagent case. È bianco. Vediamo. P-base in stock. I need a spacer, com'era? Ho messo container. Ci abbiamo bisogno di un container. Sì. Oh, questa è l'erbetta verde che mi serve tanto. You got, ha ottenuto il P-base. Allora, bisogna entrare nella porta coperta. C'ho il P-base. C'ho grande. C'ho il P-base. Quello che mancava? Per sì, perché è una fiala, sì, è blu. Dai, dai, allora dovete tornare al piano ascensore, piano 3F, ragazzi. No, qui bisogna tirare su una sala cinesca, ragazzi. No. Ma mi torna indietro, mo. Sono... Bisogna prendere un recipiente, quello. Sì, me ne ha scorciato io, però. Ma che c'è il recipiente? C'era lui la fiala che manca? Ce l'ha, l'ha presa? Sì, ce l'ho io, preso io. P-base. Ah, allora, torniamo indietro, ragazzi. Dovete tornare all'ascensore. Dai, andiamo, ragazzi. Andiamo in dove? Prendo Grillo, c'è una valigia, no? Però non erano munizioni per... Io credo prima torno indietro, raga. Che diceva di prendere un recipiente, non è che serve, raga. Ma io avevo visto una valigia nera, là, e delle... E delle munizioni, Ok. Vale. Qua, quasi, questa porta qui. No, che gli hai preso? Cazzo, okay. Non lo so, io come mossa ciò che lui casca per terra e gli aumenta anche l'infettività. Sta roba è strana. Ragazzi. Cioè, non so se è lecca. Oh, ma lo grillo zombie chi l'ha invitato? Grillo zombie. Aspetta, dove tocca a me, no? Non mi ricordo. Qua. Di qua, sì. E poi... Mamma mia, che spettacolo, no? Oh, e mannaggia! Ha beccato me. Ah, solo becca Samuele. Ah, prima ho visto che... Vai, ma Grillo, fai guida tu, Grillo. Sembrate una gita a Pompei. Okay. Scortatemi che c'è il P-Base. Ma aspetta, l'ascensore. L'ascensore si darà. L'ascensore... Ma ci manca Ale? Sì, perché stavo a guardare la mappa. E da che parte sei? Che era Water B. Water B? Un po' da questa. No. Ragazzi, che dovevamo da fare? No, perché c'è una rana che rompe un po'. Vado, io sono all'80%, ma se tra un po' mi trasformo. No, ragazzi, mi sta da perdere. Alessandro si è perso. Dove era la scelta di qua, no? Ragazzi, recuperate Alessandro? Ho capito. È come... No, ho capito dove sta andando. Se ne è una porta, no. È di qua, no? Non era qua, però, raga, sta andando al posto sbagliato. No, non era. No, questo era il bagno, no. Andate indietro, ragazzi.
E dove sta Alessandro allora? No, era dove stava Alessandro. Ok, dove stava Alessandro? Maurizio diceva avanti, nel dubbio spara. Non si è perso Alessandro, ci siamo persi noi. Uscire da sto bagno, sento che non fa vivi. Mauri, hanno sparato tutto lo sparabile, devono solo tornare. Sembra una gita a Pompei. Corri. Che palpebre sto cazzarola di hard disk esterno che ogni tanto si scollega per conto suo. Miseria, ragazzi. Avete tutto, dovete solo trovare l'ascensore, dai. Eccolo qua, abbiamo trovato Alessandro. Dai, dai. Guidaci. E tanto se ne zuppa. E Alessandro. E Alessandro. Allora. Attenzione allo zombie. Correte subito appena entrare. Alessandro, però aspetta lì, se no non ti vedono. Ah, ma avete visto dove sono andato? Sì. La porta di mezzo. Est. Walter, voi. Bravo. Ok. Corri subito. Madonna la gente. Dove? Appena entrato correte subito, così lo zombie non ve lo prende. Anzi, corri subito appena si accende. Ok, sto correndo. Salve. Visto. Senti che potrebbero scendere. Ma oh, perché siamo sono al 96%, ragazzi, ecco. Corri. No, mi devo curare. Ok. Mi devo curare. Vai, ragazzi, non morire. No, ragazzi, no. Mi sa che il primo a diventare zombie sono io, Potete dare qualcosa a Samuele? Io non c'ho niente. Io c'ho lo spray. No, lo spray ci fa niente. Era qua, mi pare. Mi sa di sì. No. No, sì, qua risali. Sì. Tenda verso l'ascensore. Sì, bravo. Io faccio ultimi lampi di genio di Samuele prima di morire. Sai, io ma l'avevo detto che ero il primo a diventare zombie. Dai, ci siete. Ok, prendiamo l'ascensore al 3F. Prendete l'ascensore, dovete andare al 3F. Molto alla fine, no? No? Ma no, il mio, adesso ve lo do. Dove dobbiamo andare, che era? F3. Anzi, faccio una cosa, ragazzi, piatevelo subito, prima che divento zombie e non vi posso più passare niente. Toh. Oh, una nuova condivisione di Nino, grazie. Ragazzi? Ok. C'ho anche una pistola, non so se volete pure quella. Tanto io sto al 98%, quindi... Non potrò continuare con voi. Uccidetemi. Vabbè, ti conviene rimanere dall'altra parte, Samuele. Eh? Ti conviene morire in una stanza lontano da loro, no? Dico. Ma intanto poi come zombie sono io a guidare, quindi basta che non li attacco. Oppure faccio il bastardo. Metto? Vai. Cioè. Il ciccione lo vedo molto succulento. È cambiato. È diventato P-Base Deppelet. Ah, vabbè. Vabbè, ragazzi, io vi mangio. Non me frega niente. Era blu, è diventato... Non è che è tipo qualcosa che... Ragazzi, prendete l'arma, sbrigatevi che sto arrivato. Sto arrivato. Prendete pure quest'arma. È stato esposto all'aria ed è evaporato. No. È diventato inutile. Perciò ci serve il contenitore. Perciò serve il contenitore. Vabbè, bisognava prendere sì. Ragazzi, da qualche parte, ragazzi, è stato bello finché è durato. Okay, puoi salvare da qualche parte? No, non si può salvare online. Manco con i suoi vestiti? Ore war. Non credo, perché poi stiamo tutti e tre insieme. Come fai? Salutavi sempre. Io ho visto, dice che c'era scritto. Io è bellissimo, lavorare. Sono morto in piedi, ragazzi. Vabbè, quindi che dovreste fare? Tornare indietro e trovare un recipiente, sì, perché un macello. Vabbè, ci proviamo. Io non ho capito. Gli zombie in questo gioco possono attraversare le porte, perché io da zombie non posso fare?
La devo sfondare? Ah sì, la devo sfondare. Che parte eravamo? B2. Non lo so, ragazzi. Ma comincia la sfiducia. B2F. Vabbè, ragazzi, me la scelgo. Vabbè, che è B2F. Vabbè, non posso seguirvi comunque, dai. Nel fondino toccava andare nella porta, mi pare. Il contenitore dove sta? Il contenitore dove sta per te? Prima, quando abbiamo preso la chiave rossa, bisognava andare avanti. Invece noi siamo quella valigia nera, era sicuro che era il lanciagranate. No, pensa che non era. Ah, non lo posso via l'ascensore. Che zombie stupido che non può prendere l'ascensore. C'è un modo per salvare, sa? No. Manco così ristretta. No, è il B4F. E stanno dentro il fondino. Sì, Mauri, lo può controllare, però azioni limitate. Ma che era il fondino? Di qua la porta. No. Ma non è quello il contenitore, le sa? Non ce l'avete davanti lì la scala? Cioè, non è un contenitore quello, che cos'è? No, un recipiente, sarà tipo una tanica, una piccola tanica. No? C'era una tanica prima di scendere lì o no? No, ma è più avanti, è dopo che abbiamo preso, dopo che sono saltate le rami. Raga, ma se io quitto il gioco, che vi fa saltare tutta la partita? No, no. No. You die! Questo raggiunge, niente. Che caspita. Sa, stai pure tu. Vedi qua. Proprio da sentire. È bloccata da qualcosa. No, di qua non si va. No, si è aperto, ok, vabbè. No, sta porta siamo entrati questa, giusto? Siamo entrati in questa porta qua, Grillo. No, scusa. Praticamente siamo ritornati esattamente da dove abbiamo cominciato, da dove avevo finito l'altro anno. Se sì, sono morto porta. Male. Ma giù, ragazzi, venite. Qua dentro. No, no, bombo, c'è un fatto. Sì, dentro, dentro. Io sto 94 e 88. Poi abbiamo fatto. Intanto non so se qui l'ho fatto pure. Ce l'hai ancora? Vedi un po'. Sì, vediamo. Ah, ha bisogno di un container, te lo dice. Andiamo avanti. Sì, Catro, lo posso controllare lo zombie, ma non posso aprire. Tipo, ecco, per esempio, l'ascensore non lo potevo aprire. Allora, bisogna attraversare sto pezzo. C'è state? Una parola. La porta? Sì, se arrivano, sì. Ah, raga, dentro la porta rossa. Sono entrato? Ok. Water tank, sì. Bravo. Qua, dobbiamo andare all'altra parte. Se guardate la mappa, infatti vi dice che ci stanno due porte gialle. Là. Fate finta che quello non c'è sta... La porta sta a sinistra. E il cicciottello chi era? Alfi? Sì. Non stai messo benissimissimo. Lo so, sì. La porta sta qua. Come cazzo c'è da lì? Adesso attiva dai terminali. Ecco. Mamma come ci vado. Scendi, scendi, scendi. Ah, nuoto? No. Please help! No, 96. Help me, please! Vai, riuscito. Ci deve essere un modo per arrivarci. Mi sembra rompere le scale.
Oh. You release the lock. Ho aperto qualcosa, ho aperto una porta. Ho aperto una porta. Guardate la live, ho aperto la porta. Ho aperto una porta grigia. No, può essere l'area, sai, è troppo nascosta. Ma come ci si arriva là? Non era morto questo. Io sto a 98, che vi devo lasciare. Parecchio morire, ciò io cercavo di... Scusami, parecchio Fabrizio. Ciò cercavo un po' di guidarli fin dove sono riuscito. 98, che vi devo lasciare. Prendilo, prendilo quello, che te lo blocca per un po'. Antivirus, prendilo. Secondo me è da sta parte, perché adesso siamo... Sì, siamo usciti dalla porta. Ah, ma... Niente. Io poi c'ho ancora questo contenitore vuoto. Come che il contenitore vuoto? Cioè, non il contenitore, scusa, il più... Mannaggia, ragazzi, io... Sul più bello. No. E sono messo male con lo zombie qua. Ah, ecco come ci si arriva, raga. Andiamo tutto il giro. Credo che Alfish sta lasciando di conseguenza anche lo stream. Lo giro dove? Ok, la porta è aperta. Anche lui salutava sempre. No, dov'era? Grillo? Io seguo. Non lo so. Penso di qua, no? Ci siamo persi. Io e Grillo ci siamo persi. Alessandro è andato avanti. Comunque, se noi partiamo la live dicendo moriremo tutti, ce la stiamo a tirare, però, la prossima volta un po' di ottimismo. Sto cercando di arrivare appunto, fa di Dio, perché siamo tutti a morire. Oh. C'è qualcuno che sta morendo nella vita reale, succede. Levate. Ma mi sa che vi siete divisi e non c'è. No, ci siamo io e Grillo. Io e Grillo. A te non lo so più. No, io so. E ormai sto concimando le piante fuori. Al cowboy. Si nuota, vi dico solo che sta nuotando. Grillo. Io poi vedo tutto scuro, perciò se c'è una scala manca, la vedo. Cos'è che sei di qua? Oico, in mezzo ai liquami. Penso, sì. Però se lui è andato da una parte non lo sappiamo. No, vabbè, ma mi siete proprio... Ma qua stai a tornare indietro. Se lui sta nuotando, mi sa che è stata sbagliata strada, Se sta nuotando non ce lo dice, allora scendiamo giù di nuovo, ma... Ha detto prima che stava nuotando! Spesa si fa, beh. Vabbè, io dico che siamo gli sgoccioli. Ti sei fermata l'infezione, Alfie? Non lo so. Mi sa di uscire a stabilirmi, Cioè sto a provare, ma non trovo piazza da pesci. No, scusa, un attimo. Mi sono mezzo bloccato. Cadro un po' tutte e due. Ah, ecco. Forse da qua? No. Oh, ecco, Alfie è ripartito, ragazzi. Alessà, le scale. E io da là come c'è? No, dietro di Alessà. Eccole, vai così, vai dritto. Oddio. Dio, se stanno a mangiare, sai. Era... E dove stava l'acquedotto? Dove ci aveva fatto andare tutti in acqua, invece no. Io non mi ricordo assolutamente dove era. Vabbè, tranquillo, Alfie, perché tanto tra un po'. Eh sì.
C'è Siena che sta distrutto da tre rane bloccato su una scala. Scena bruttissima. Peccato non poterla vedere. Ma veramente, ragazzi. Spara. No, vabbè, io non posso fare niente. Non mi sei brutto vederti morire così. No. 100%, addio. C'è anche, anche Ale? Ale è morto. Dai, è bene. Quindi è rimasto. È rimasto solo Grillo. Sì. Che tanto non possiamo vederlo perché altri zombie. Io volevo trasmettere cose di Sailor invece. Francesco, ciao Francesco. Nessuno, tutto città. Ammazza che mi ha fatto ricordare tutto città. Ma non si può passare allo schermo di Grillo? Se Grillo condivide, poi posso trasmettere lì. Ma se stiamo così, io sono uno zombie che si sta guardando la sua pancia. Credo che siamo arrivati alla frutta. Alla frutta. Sì. Però credo che abbiamo fatto il buon 90% del gioco. Credo proprio di sì, perché mancava. Ci siamo fermati proprio alla fine. Allora. Sì, invece. Mostro finale poi. Ci ha fregato quella. Molto divertente, bello, ragazzi. Come muoio, infatti, come muoio. Vabbè, che facciamo? Ne lo portiamo un'altra sera, per forza. Tocca farlo, sì. Che scherzi. Sì, detto a capire la rivincita, sì. Non parli così bene, mi guarda solo quel contenitore. Sfida, vabbè, a meno che io non la chiamiamo in un'altra maniera, faremo notte no survivor. Ho detto infatti serata no survivor all'inizio. Sì, infatti ci siamo portati sfiga da soli. Francesco dice: Alfi, più che uno zombie sembri un tizio che fa finta di essere uno zombie. No zombie fail. Guardalo. Un zombie che balla. Sembra solo una persona depressa. Vabbè ragazzi, io direi di dare l'appuntamento a una prossima live. Basta, in cui finiremo il gioco tutti insieme. Ecco qua, Alfi è mestamente morto. Era ora. E vabbè, ci siamo andati vicinissimi, ragazzi. Troppo vicini. Ed ecco le statistiche, se vi interessano, che no. Ma le vogliamo vedere sul serio? Completion rate qua dall'11%. Eh beh, ci siamo.